Giulia Stella, segretario generale della CGIL di Savona, qui oggi a Santa Corona si fa il punto sulla sanità del ponente ligure, non a caso c'è anche Fulvio Fellegara, segretario imperiese. Ecco, l'obiettivo qual è? L'obiettivo è di mettere insieme le tematiche dei due territori rappresentando appunto un problema che è la sanità ponente. Noi puntiamo oggi l'interlocuzione con l'assessore proprio sul tema della rete ospedaliera, di quella dell'emergenza, dell'efficientamento dei servizi territoriali e la privatizzazione degli ospedali di Bordighera, Cairo e Albenga. Mi sembra che di motivi per poter discutere con la Regione ce ne siano abbastanza. Ognuno dei territori ha le sue specificità e noi entreremo con domande, diciamo, molto secche e ficcanti per poter iniziare un dialogo, perché con questa Regione, al di là degli annunci, francamente, di un libro bianco dove non sappiamo ancora cosa c'è scritto, esistono tante preoccupazioni, sia per gli utenti e quindi per il sistema, ad esempio, dell'urgenza, sul tema del DEA di secondo livello, che copre anche il territorio a ponente di Savona, sul tema dell'occupazione, che è sempre più scarsa e ha dei gravi problemi, sul tema della tenuta di un sistema che ha delle grandi possibilità anche di eccellenza, ma che deve essere sostenuto. E poi lo diciamo forte sul mantenimento di una sanità pubblica. Siamo curiosi di sapere, perché ad oggi sono annunci di stampa, come si pensa di procedere rispetto alle privatizzazioni. Ecco, lei giustamente diceva occupazione, perché ci sono anche problemi di piante organiche, grandi professionalità ma spesso numeri risicati. Certo, il personale che c'è dà il massimo sia nelle corsie ospedaliere che nei servizi territoriali che nella rete dell'emergenza. Un personale che andrebbe valorizzato ma che in questo momento è penalizzato. Colpa del blocco delle assunzioni, colpa dei non rinnovi contrattuali, colpa della non copertura dei posti in organico. Ecco Fellegara, se ci sono da fare delle accuse o puntare il dito non vi siete mai nascosti, oggi però mi pare che l'obiettivo non sia quello ma piuttosto cercare di ragionare, cominciare a confrontarsi, capire. Ma assolutamente sì, oggi l'obiettivo del nostro incontro è quello di aprire finalmente un'interlocuzione, avere un tavolo di confronto e che segua un metodo predefinito ma che ci porti a ragionare poi del merito delle cose. Perché essere rimasti ai titoli e non aver visto lo svolgimento del tema dopo mesi dall'annuncio della privatizzazione, ad esempio dei tre ospedali di Cairo, Albenga e Bordighera, è preoccupante. Siamo a luglio, quell'annuncio è della fine di gennaio. Ad oggi noi non sappiamo se e come verrà organizzato il servizio, se e come verrà riorganizzata l'offerta ospedaliera della nostra provincia. Si è parlato di un recupero del pronto soccorso di Bordighera, tanto per citare uno degli argomenti che hanno maggior appeal anche dal punto di vista del dibattito della popolazione, della curiosità e delle speranze. Mi viene da poter dire così di primo acchito che un pronto soccorso senza un ospedale intorno è qualcosa di problematico, che poi non può offrire il servizio per il quale invece è stato pensato. E allora non possiamo limitarci al titolo, vorremmo sapere cosa c'è intorno a quel pronto soccorso, a quell'idea di pronto soccorso, come si intendono coordinare gli aspetti dell'acuzie, cioè dell'intervento sull'emergenza, rispetto invece all'assistenza domiciliare e all'assistenza del distretto sociosanitario continuativa sul territorio, in una popolazione anziana che ha bisogno strettamente di queste esigenze e in una popolazione dove anche il bisogno degli invalidi che fa il paio con gli anziani è sicuramente uno dei temi territoriali, e sapere come questi bisogni che oggi sono coordinati tra il distretto sociosanitario e l'ospedale pubblico, che all'atto delle dimissioni si interfaccia con l'assistenza territoriale, e come verranno riorganizzati con l'intervento in mezzo tra questi due soggetti di un soggetto privato che non sappiamo ancora cosa andrà a gestire. Come questi aspetti si andranno a intersecare con gli ospedali che restano pubblici sul territorio, penso a Sanremo e penso a Imperia, perché già oggi le emergenze di Bordighera, che ricordiamolo non è un pronto soccorso ma un primo soccorso, ricadono su Sanremo. E si tratta di capire, qualora ci fosse un privato, cosa il privato trattiene per sé, cosa continua a far ricadere, magari continuando a inflazionare gli altri ospedali, creando quindi due canali
e lasciando il rischio al sospetto che si possano avere delle velocità diverse per affrontare problemi simili. Allora oggi siamo al momento delle domande, purtroppo non abbiamo le risposte. Le risposte sono proprio quelle che vorremmo avere dall'assessore in prima persona e un impegno a seguire da adesso in avanti il percorso con un confronto sul territorio, perché siamo noi soggetti che operano sul territorio che vorremmo gestire insieme a chi poi deve governare, senza sostituirci adesso ma collaborando con esso per capire quali sono le soluzioni migliori per i lavoratori, per i cittadini e per il territorio di Imperia e di Savona.